La corsa alla colonizzazione di Marte è iniziata a pieno ritmo fin dall'atterraggio del Mars 3 dell'Unione Sovietica, avvenuto nel 1971. È stato il primo atterraggio di successo su Marte nella storia dell'umanità. Successivamente, anche gli Stati Uniti e la Cina sono atterrati con successo sul pianeta ospitale più vicino alla Terra. Ma quando nel 2007 anche Elon Musk di SpaceX ha iniziato a mostrare interesse per la colonizzazione di Marte, ognuna di queste superpotenze ha intensificato i propri sforzi per essere la prima a fare di Marte la propria colonia. E ora, il Dragone Rosso farà qualcosa che li porterà un passo più vicini al sogno di raggiungere la colonizzazione interplanetaria. Benvenuti su Scienza Mania, è tempo di esplorare. Il 14 maggio 2021, la Cina è diventata il terzo paese al mondo a effettuare un atterraggio morbido su Marte. Dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, la Cina ha ottenuto questo risultato con la Tianwen-1, una missione interplanetaria della China National Space Administration lanciata il 23 luglio 2020 con un veicolo di lancio Long March 5 Heavy Lift. La missione era composta da 6 navicelle spaziali, un orbiter, 2 telecamere dispiegabili, un lander, una telecamera remota e il rover Zhurong. Il veicolo spaziale, che pesa quasi 5 tonnellate, è una delle sonde più pesanti lanciate verso Marte. Questa è stata la prima di una serie di missioni pianificate dalla China National Space Administration nell'ambito del programma Planetary Exploration of China. Ora un nuovo articolo su una rivista ha illustrato il progetto di un quadcopter che aiuterebbe a raccogliere campioni dal pianeta rosso. Un'impresa così sorprendente di acquisizione di campioni fisici non è mai stata raggiunta da nessun paese prima d'ora. Questo risultato renderà la Cina leader tra le superpotenze nella corsa allo spazio in corso. Per poter regnare sovrana, la Cina sta progettando di lanciare un'ambiziosa missione di restituzione di campioni di Marte, denominata Tianwen-3, intorno al 2028 o 2030. E prevede di riportare i campioni sulla Terra nel 2031, 2 anni prima della NASA e dell'Agenzia Spaziale Europea. Ad aprile, una presentazione di un funzionario dell'Amministrazione Spaziale Nazionale Cinese ha suggerito che un elicottero avrebbe fatto parte della missione Tianwen-3. Si tratterà del secondo elicottero in assoluto sulla superficie marziana. Il primo è stato l'elicottero marziano Ingenuity della NASA, che è stato il primo velivolo a volare sul pianeta rosso. È atterrato su Marte con il rover Perseverance nel 2021. Ma ora un documento pubblicato di recente fornisce un progetto per un quadcopter marziano pieghevole che aiuterebbe la Cina ad acquisire prima i campioni dal pianeta rosso. Il quadcopter pieghevole si chiama provvisoriamente Mars Bird 7. Questo robot volante autonomo sarebbe pieghevole, aiutando così a risparmiare molto spazio durante il viaggio verso Marte nel 2028. Si stima che possa raccogliere fino a 0,22 libbre, circa 100 grammi di campioni. Il quadcopter utilizzerebbe la visione inerziale e binoculare per volare autonomamente su Marte. La Cina prevede di utilizzare un trapano e un braccio robotico per raccogliere campioni di suolo fino a 2 metri di profondità sotto la superficie marziana, per comprendere meglio la storia del pianeta rosso. I test di volo in un ambiente marziano simulato devono ancora essere condotti con il Mars Bird 7. Ma se questa missione di acquisizione di campioni avrà successo, la Cina sarà il primo paese in assoluto a riportare sulla Terra un campione fisico da Marte. In questo modo il Dragone Rosso farà un passo avanti verso il raggiungimento del suo obiettivo di costruire una presenza umana sostenibile su Marte. Riuscirà la Cina nei suoi sforzi nei prossimi 8 anni? Oppure gli Stati Uniti o la Russia tireranno fuori qualcosa dal cilindro per sorprendere gli esploratori spaziali? Lasciate un commento qui sotto e fateci sapere cosa ne pensate. E iscrivetevi a Scienza Mania per essere sempre aggiornati sulle ultime novità in campo spaziale.